Più volte abbiamo parlato di quanto la televisione può essere subdola e ingannevole, di quanto la colorata innocenza che caratterizza i programmi apparentemente più innocui e leggeri possa celare risvolti più che mai imprevedibili e disturbanti, e di come la finzione televisiva possa mescolarsi nei modi più inquietanti e raccapriccianti con una realtà talmente terribile e orrorifica da oltrepassare ogni limite dell'umana immaginazione. Oggi voglio parlarvi di un caso che tratta proprio di questo. Di orrore, di perversione, di un personaggio televisivo sinistro e perturbante animato da pensieri e fantasie partoriti da un'immaginazione malata e a dir poco deviata. Questa è la storia di Ronald William Brown, il ventriloquo di Joy Junction. In onda nella prima metà degli anni Ottanta sulla Christian Television Network, un'emittente televisiva fondata nel 1979 con sede a Largo, in Florida. Joy Junction è, o dovrebbe essere, il programma innocuo per antonomasia. Trattandosi di uno show per bambini trasmesso da una rete che ha come intento quello di teleevangelizzare i suoi telespettatori, siano essi adulti o bambini. Joy Junction è il nome di un villaggio immaginario popolato da personaggi altrettanto immaginari e da un gruppo di bambini che interagiscono con i suddetti personaggi attraverso giochi dagli intenti educativi strettamente legati alle sacre scritture. Insomma, una trasmissione non solo innocua, ma addirittura rassicurante per quei genitori forse un po' bacchettoni che considerano i valori cristiani come parte integrante e fondamentale dell'educazione e della formazione del bambino. Jesus did many wonderful miracles while here on earth. But what was the main thing he came for? Red Side. To die for our sins. To die for our sins is exactly right. Yes, that's the main thing Jesus came for. Viene quindi da chiedersi, perché la Christian Television Network ha scelto di eliminare ogni traccia dell'esistenza di Joy Junction? Perché l'emittente ha volontariamente rimosso ogni puntata, ogni singola immagine, ogni riferimento allo show, anche il più impercettibile? Perché la Christian Television Network ha fatto sì che lo show diventasse un lost media, una trasmissione televisiva perduta per sempre? La risposta a queste domande risiede in uno dei personaggi di punta di Joy Junction, o meglio in due personaggi di punta. Dal momento che il ventriloquo Ronald William Brown, presenza fissa e ricorrente del programma, era solito esibirsi insieme al suo pupazzo Marty. Come vedremo, Ron è un personaggio che con il mondo dell'infanzia ha avuto a che fare per molti, molti anni. Per la precisione fino al 2012, anno in cui emerse una sconcertante verità. Ma andiamo con ordine. Siamo nella seconda metà degli anni 90 e ci troviamo a Largo, nella contea di Pinellas, in Florida. Proprio nella città in cui si trovavano gli studi di Joy Junction e lì dove la Christian Television Network è stata fondata da Robert D'Andrea. Lo show per bambini ha chiuso i battenti da anni e l'esperienza televisiva di Ron si è definitivamente conclusa in seguito alla soppressione del programma al quale prese parte nella prima metà degli anni Ottanta. Il ventriloquo è un uomo molto conosciuto e molto rispettato dalla comunità locale, in quanto assiduo frequentatore della chiesa e coinvolto in molte delle attività legate alla congregazione religiosa della quale è un membro molto attivo e molto partecipe. I primi sospetti sulla sua reale natura, quella natura che l'uomo da anni si sforza di nascondere dietro la rassicurante immagine di cristiano devoto e irreprensibile, cominciano a diffondersi a partire dal 1998, anno in cui, durante un banale controllo di routine, la polizia trova sul sedile posteriore dell'auto di Ronald degli indumenti intimi che sembrano appartenere a dei bambini, probabilmente a quei bambini che frequentano regolarmente casa sua e che spesso vengono prelevati dalle loro abitazioni e portati in chiesa dall'uomo. A bordo di quella stessa auto o del furgone della congregazione, con il benestare delle famiglie del tutto inconsapevoli delle inquietanti intenzioni dell'uomo.
Ronald non ha mai smesso di lavorare con i suoi fantocci e ha stretto contatto con una moltitudine di bambini, anche e soprattutto di età prescolare. Perché in seguito alla chiusura di Joy Junction, la sua carriera di ventriloquo intrattenitore è proseguita lontano dalle telecamere. Come dimostra il suo sito web chiamato Puppets Plus, che si propone di regalare ai bambini sorrisi e momenti felici attraverso dei piccoli spettacoli che coinvolgono i disturbanti pupazzi ideati e realizzati da Ronald in persona. Che per sottrarsi alle accuse di molestie sessuali mosse dagli agenti, raccontò di utilizzare quelle mutande come indumenti facenti parte dei costumi di scena dei suoi pupazzi, uscendone completamente pulito. Ma i pensieri che popolano la mente di Ronald vanno ben oltre ciò che state immaginando. Le terrificanti fantasie che lo perseguitano non sono solo quelle di un pedofilo, ma anche quelle di un potenziale assassino e di un potenziale necrofilo. Per scoprire cosa frulla nella sua testa, dobbiamo fare un salto in avanti di 14 anni. Siamo nella primavera del 2012 e stavolta ci troviamo a Rowlands Park, nel Kansas, dove il 22 maggio l'allora 38enne Michael Arnett viene arrestato per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, in seguito ad un'indagine che era partita da Boston per poi espandersi in molte città degli Stati Uniti e in altre al di fuori dei confini nazionali. La cosiddetta Operazione Olitna, condotta dalla Virtual Global Task Force, un'alleanza internazionale di forze dell'ordine che lavorano insieme per prevenire e scoraggiare gli abusi sessuali sui minori. Un'operazione che portò all'arresto di altre 50 persone colpevoli di aver commesso più o meno gli stessi reati di Michael. Secondo i documenti del tribunale, Arnett era solito chattare quotidianamente sul servizio di messaggistica online Yahoo Messenger, dove era riuscito a trovare un certo numero di individui che condividevano i suoi stessi interessi e con i quali comunicava regolarmente, lasciandosi andare a fantasie a dir poco terrificanti e soprattutto condividendo materiale pedopornografico estremamente disturbante. A far parte di questo inquietante gruppo era anche un burattinaio di largo, proprio lui, Ronald Brown, che con il nickname Wellheim aveva condiviso con gli altri utenti oltre 200 immagini pedopornografiche estremamente violente, oltre 100 foto di bambini legati, imbavagliati e bendati, uno di loro collocato in una teglia da forno. Immagini di bambini che sembrano morti, centinaia di immagini di un ragazzo della sua chiesa, morto per un tumore al cervello, altre di biancheria intima per ragazzi, una delle sue ossessioni più ricorrenti, altre ancora di una bambola gonfiabile che indossa abiti per bambini. Ron chattava principalmente con Michael ed era soprattutto con lui che condivideva un morboso interesse, quello per il cannibalismo. Quando gli inquirenti lessero dalle chat che Ronald stava pianificando il potenziale rapimento di un bambino, proponendo all'amico virtuale di sceglierne uno nei quartieri più disagiati, scattò anche per lui l'arresto immediato. Il 25 marzo 2013, Brown si è dichiarato colpevole di 5 capi di imputazione per aver ricevuto e diffuso materiale pedopornografico e 3 capi di imputazione per possesso di quello stesso materiale, ed è stato condannato a 20 anni di carcere. Una pena che sconterà fino al 2020, anno in cui l'uomo è morto dietro le sbarre all'età di 65 anni. Vorrei concludere questo video chiudendo una sorta di cerchio e tornando esattamente lì da dove siamo partiti, da Joy Junction, che come vi ho detto prima rischiò di diventare un lost media per volere della Christian Television Network, che dopo l'arresto del suo ex dipendente si sbarazzò dei nastri risalenti agli anni 80.
forse per evitare che la reputazione del network potesse essere infangata. Tutte le immagini tratte dalla trasmissione che vi ho mostrato oggi provengono infatti da YouTube e sono state caricate sulla piattaforma da coloro che possedevano piccoli stralci, se non addirittura interi episodi dello show, su qualche vecchia VHS impolverata. È solo grazie a loro che oggi posso mostrarvi un breve sketch che vede protagonisti Ron e il suo burattino Marty. Uno sketch che, alla luce di tutto ciò che è emerso negli anni e che vi ho appena raccontato, appare a dir poco inquietante. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video con uno degli show di Ronald William Brown. If going to church every Sunday makes you a Christian, then going to McDonald's every week must make me a hamburger. Marty, well, Ron, it's true. Well, you do make a good point there. Just going to church doesn't make a person a Christian. That's true. You know, Ron, you have to invite Jesus Christ to come into your heart and ask him to forgive you of your sins. That's right, Marty. And you know, after you do that, you're supposed to grow in the Lord. Huh? Well, I don't mean we're supposed to grow physically, but we are supposed to grow spiritually. Can you think of some other ways that we can grow in our relationship with the Lord? Well, let's see. By reading God's Word. Well, that's right, Marty. Reading the Bible is certainly an important way that we can grow in the Lord because the Bible contains a lot of important instructions on how we should live. Let's see. What about talking to God, praying? Well, that's right, Marty. What would you think about a person who said that they were a good friend of yours, but then they never talked to you? I would say he wasn't really a very close friend at all. That's right.